Oggi qui a Byron una prova multidisciplinare dell'Agility Dog, un memorial a Giovanni Mascena. Grazie a lui che è riuscito insomma a strutturare il Dog Island, è nato con lui e io non me la sono sentita di lasciar perdere tutto, quindi ho continuato tutto quello che lui è riuscito a creare, ecco. Grazie a lui, il suo impegno, siamo riusciti insomma a trarre tutto quello di positivo lui è riuscito a creare, e noi stiamo portando avanti tutto questo grazie ai miei collaboratori che sono fantastici e grazie anche a tutti coloro che ci stanno seguendo e credono ancora in noi. Oggi è una prova multidisciplinare, di cosa si tratta? Chi sono coloro che partecipano alla prova? Allora, sono più associazioni, perché in genere siamo molte ASD che coinfluiscono tutti insieme a questo sport come molti altri sport, quindi anche noi attraverso varie associazioni, attraverso affiliazioni, in questo caso XEN, che è molto strutturato e molto importante per noi, partecipano tutti gli allievi, tutti coloro che hanno questa grande passione per i cani, per l'agility in questo caso specifico. Che tipo di prove dovranno affrontare i cagnolini? È un percorso, si chiama appunto Agility Dog, con degli ostacoli tra il cane e il conduttore, quindi faranno questo percorso più o meno lungo che è fatto sia dall'agility che dal jumping, e quindi fanno questo percorso insieme. A good dog.